Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto, come sempre, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di Joker, follia e abo, un film che, bello o brutto che sia, sta attirando su di sé un odio forse ingiustificato. E siccome è quasi un musical, anche questo episodio sarà quasi un musical. C'era un pagliaccio che come me amava Gotham e i musical. Dai che oggi ci divertiamo. Vai con la sigla. Camera and motherfucking sound! Prima di cominciare a parlare di Joker, follia, boh, direi di fare un passo indietro nel 2019, anno di uscita del primo Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix. Eravamo al culmine dell'orgasmo provocato dai cosiddetti cinecomics, cioè i film tratti dai fumetti. Orgasmo sublimato dalla Marvel che appunto nel 2019 aveva tirato fuori Endgame e Spider-Man Far From Home. E invece dobbiamo parlare di orgasmino piccolo piccolo, o anche meglio di coito interrotto, per quanto riguarda i competitor della Marvel, cioè la DC Comics. Tra il 2013 e il 2019 infatti erano usciti Man of Steel di Zack Snyder, che insomma, Batman v Superman, che ad oggi credo sia ancora il film di supereroe più odiato della storia del cinema, secondo me ha ragione. Suicide Squad, film per me ignobile. Il primo Wonder Woman che aveva leggermente risollevato le sorti della DC, DC che poi si è letteralmente suicidata facendo uscire nelle sale una versione della Justice League assolutamente senza senso, sia da un punto di vista creativo che da un punto di vista produttivo. Nel 2018 ci aveva pensato lui, il più figo di tutti, Jason Momoa, che con il film Aquaman aveva finalmente conquistato il pubblico di massa, e te credo, con quegli addominali. Nel 2019 il cosiddetto DC Cinematic Universe era praticamente morto. Era già stato annunciato il Batman di Matt Reeves ed era ben chiaro a tutti che l'universo nato attorno alle follie di Zack Snyder sarebbe stato smantellato. Ed ecco che i DC Studios tirano fuori dal cilindro un film intitolato Joker, con protagonista Joaquin Phoenix, ambientato a Gotham City, nel quale già dal trailer capiamo dei riferimenti alla famiglia Wayne. Un film presentato come un'opera molto dark, quasi come un piccolo film d'autore, molto drammatico, quasi indie nella sua genesi produttiva. Non vi stupirete se vi dico che il 99,9% dei fan della DC e soprattutto dei fan di Batman, solo alla visione del trailer ha rischiato l'infarto per orgasmi multipli. Finalmente i fan della DC, dopo il goffo tentativo di emulare i successi della Marvel, avevano il loro campione, non un eroe, bensì un villain. Se la Marvel è brava a vendere i suoi supereroi, la DC sarebbe stata più brava a vendere i suoi cattivi, che sono effettivamente di enorme fascino. Joker tra tutti è il più iconico, soprattutto per un pubblico cinematografico che magari non ha una grande cultura fumettistica. Questo perché Joker al cinema ha sempre lasciato il segno. Il Joker di Jack Nicholson ha lasciato il segno, il Joker di Heath Ledger, che ve lo dico a fare. A modo suo anche il Joker di Jared Leto ha lasciato il segno, in negativo, una delle peggiori trasposizioni del personaggio, un insulto. Detto questo, un nuovo Joker, interpretato da un grande attore come Joaquin Phoenix, estraneo al circo messo su da Zack Snyder e compagni, creò un hype incontrollabile e infatti il primo film sul Joker ha spaccato i cinema. Costato 55 milioni di dollari, ne incassa più di un miliardo in tutto il mondo. È un film che è sopravvissuto all'hype che lo ha preceduto? Ma soprattutto è un film che ha saziato i fan della DC? Allora sì e no. Diciamo che il primo Joker secondo me è piaciuto più a un pubblico di massa che non ai fan della DC nudi e crudi. Questo perché non è realmente un film sul Joker. È una possibile versione del Joker, che però potrebbe anche non essere il vero Joker. Nel film l'unico vero collegamento con l'universo di Batman, quindi con l'universo della DC Comics, è il fatto che Arthur Fleck, cioè il protagonista del film interpretato da un fantasmagorico Joaquin Phoenix, crede di essere il figlio illegittimo di Thomas Wayne, quindi fratello di Bruce Wayne. Ma per il resto davvero non ci sono altri grossi collegamenti con l'universo fumettistico.
In più, diciamo che è un Joker molto dark. Arthur, in un certo senso, è un personaggio broken, è rotto dentro. Ha evidenti problemi mentali, è un sociopatico. Enormi traumi che derivano da un rapporto tossico con sua madre. Ha subito violenze da bambino, è vissuto nella solitudine, nella violenza fisica e psicologica. E in quel contesto ha sviluppato la sua follia, che riversa in delle battute che scrive sognando di diventare uno stand-up comedian. Ma Arthur è un invisibile, il mondo non lo vede proprio perché è un malato. Fino a quando la sua follia, la sua malattia, non diventa violenza. E solo allora, solo dopo che Arthur è diventato un assassino, quindi è diventato il suo alter ego, cioè Joker, il mondo finalmente si accorge di lui. Però poi il primo film finisce con Arthur Joker che viene arrestato e rinchiuso ad Arkham. Comunque ancora folle, ancora malato, dissociato dalla realtà. E quel finale, ma in realtà tutto il film, non mi diede proprio l'idea di aver assistito all'origin story di un mastermind criminale. 5 anni dopo, Arthur Fleck torna al cinema con questo Joker follie a boh. Prima di entrare a gamba tesa sul film, vorrei fare una premessa. Questo secondo capitolo della storia di Arthur Fleck, pur non essendo un bel film, lo dico, mi ha finalmente fatto apprezzare il suo predecessore. Ma il perché ve lo dico dopo. Passiamo a Joker follia boh. Praticamente tutto il film è ambientato in due location. Il manicomio prigione di Arkham e il tribunale di Gotham City. Arthur è in carcere per aver ucciso 5 persone, tra cui un famoso presentatore in diretta TV, tra l'altro, ed è in attesa del processo. Dentro Arkham, Arthur è un fantasma tra i fantasmi. Un Joker maciato, triste, bullizzato, tu, un Joker maciato. Non lega con gli altri detenuti e c'è una guardia con cui ha un rapporto molto particolare, a volte empatico, a volte decisamente no. Fuori da Arkham, cioè a Gotham, Arthur, o meglio il suo alter ego omicida Joker, è ancora un mito. Perché Gotham è una bomba atomica in attesa di detonare. Tra criminalità, corruzione, povertà, un personaggio come Joker è l'innesto degli istinti peggiori. Il ventre molle della città, quello più pericoloso, lo ha eletto a simbolo di una rivoluzione sociale. Arthur, già in queste prime scene di questo secondo film, ci appare molto diverso rispetto all'Arthur del film precedente. Nel primo Joker, infatti, Arthur sembra alla ricerca del suo alter ego Joker per trasformarsi in lui e finalmente liberarsi dalle angosce della sua vita. In questo secondo film, invece, Arthur sembra cercare Joker per convincersi di essere ancora Joker. O meglio, che Joker esista ancora. E questa ricerca in entrambi i film avviene attraverso la risata di Arthur. Nel primo film ci viene detto subito che la sua risata, quasi da iena, è il sintomo di un disturbo mentale. E sempre nel primo film, più questa risata diventa incontrollabile, più viene fuori Joker. In questo secondo film, invece, Arthur ha difficoltà a replicare quella risata. Non perché sia guarito dai suoi problemi mentali, ma perché senza la libertà di poter trasformare la sua follia in violenza, Joker non riesce ad uscire. E le scene in cui Arthur cerca Joker dentro di sé le ho trovate meravigliosamente strazianti. Arthur, siccome è un detenuto modello, viene premiato con una lezione di musica. Che confusione, sarà perché son morto, son chiuso ad Arkham e non capisco un cazzo, pieno di droghe, mi portano a cantare, c'è Lady Gaga, ma non sa recitare. Lezione di musica dove incontra Lee, cioè Harleen Quinzel, cioè Harley Quinn. Non vi esaltate troppo perché le buone notizie, anzi le notizie in generale su questo personaggio finiscono qui. Ovviamente è amore a prima vista e lì, per dimostrare il suo amore nei confronti del Joker, appicca un incendio ad Arkham. Se bruciasse la città, da te, o Joker correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Ora devo dire che in questo film succedono delle cose decisamente fuori contesto, però non mi hanno dato particolarmente fastidio, perché è possibile che quasi tutto quello che vediamo in questo film in realtà non sia vero. Ma su questo concetto ci torniamo dopo al gran finale.
Lì manifesta tutto il suo amore nei confronti del Joker. Se sei matto ti prometto, ti limono sopra un tetto. Se sei matto prometto, ti giuro Joker un amore eterno. Se non amore me ne andrò all'inferno. Per poi però uscire da Arkham, perché pare essere la figlia di un ricchissimo medico con la passione di entrare e uscire dai manicomi. Una mitomane. Arthur sta per affrontare un duro processo, potrebbe finire sulla sedia elettrica per i delitti che ha commesso nel primo film. Tra l'altro delitti in cui in questo film si parla anche troppo, è un continuo citare il film precedente, un po' fastidioso. L'avvocato di Arthur ha una linea di difesa molto netta. Joker non esiste, è una personalità alternativa inventata da Arthur per reagire e difendersi dai suoi traumi. Per questo, invece della pena di morte, l'avvocato di Arthur chiederà l'ergastolo per infermità mentale. Che idea, ma che idea, ti viene dire che sei pazzo, sai, ma che idea, che Joker non è il vero, te convincere i giurati che sei solo Arthur Fleck, l'infermità mentale, fidati a ciò che fa per te. Ma lì non è d'accordo, lì dici ad Arthur, tu sei Joker, non sei Arthur. Mentre l'avvocato gli dice, tu sei Arthur, non sei il Joker non esiste. E qui il film avrebbe potuto decollare, diventando un incredibile viaggio in questo personaggio che non sa se essere un invisibile tra gli invisibili o un simbolo di violenza e rivoluzione. Invece proprio qui il film si inceppa di brutto, con una scelta abbastanza incomprensibile. Arthur infatti licenzia il suo avvocato e decide di autodifendersi come Joker però. Vediamo quindi Joker trasformare l'aula di tribunale in un palcoscenico per la sua follia, ma è tutto terribilmente fuori tono e fuori contesto. Paradossalmente però Arthur capisce che il suo avvocato ha ragione. Joker è esistito in un momento in cui Arthur ne aveva bisogno, ma ora Arthur ha lì, quindi non ha più bisogno di Joker. Ha trovato l'amore, si sente completo e metaforicamente lo lascia andare, dichiarandosi colpevole degli omicidi che ha effettivamente commesso davanti alla giuria. Si dichiara colpevole come Arthur però, non come Joker. Lì però lo lascia, perché lei, mitomane, ama il pazzo, ama l'omicida, ama Joker, non ama Arthur. Se non sei Joker non vale, se non sei Joker non vale, se sei solo Arthur dispiace, non ne puoi più scappare. E il povero Arthur rimane solo, come è sempre stato. Resta soli. Il finale del film è molto confuso, troppo confuso. Vediamo infatti un'esplosione che apre una voragine nell'aula di tribunale dove stanno di fatto condannando Arthur. Arthur riesce a scappare aiutato da dei suoi seguaci vestiti e truccati da Joker, giusto per non andare nell'occhio. Ma Joker ormai non esiste più e Arthur si fa arrestare perché vuole tornare ad Arkham. Non ci posso fare niente. Se qualcosa nella vita va storta o va perduta, a me mi scappa una battuta. Come quella volta che l'amore della mia vita, che forse me l'ero pure inventata, mi ha detto, se non sei matto, io con te non scappo. Volete sapere che ho fatto? Mi sono girato dall'altra parte. Mi sono ripassato il trucco, perché signori miei, io non posso piangere, no, io non posso piangere, perché sennò si annegherebbe Gotham col pianto mio. E poi, io sono un pagliaccio. Mica Dio. Attenzione che ora vi farò un mega spoiler, quindi se non volete ascoltare questo mega spoiler, andate avanti di 4-5 minuti in questo video. Spoiler in 3, 2, 1...
L'ultima scena di questo film io l'ho trovata meravigliosa. Arthur infatti viene ucciso da un altro detenuto con un coltello e questo detenuto ha una risatina a dir poco satanica. E il mio amico Lorenzo, con cui sono andato a vedere il film, mi ha fatto notare che sia la genesi di un altro Joker, perché questo film, esattamente come il precedente, ci insegna che Joker in realtà è un virus, attecchisce dove c'è disuguaglianza e disagio. E ora forse passa il testimone da Arthur al prossimo disperato. Come ho detto all'inizio di questo video, questo secondo film sul Joker mi ha fatto apprezzare di più il primo, perché questi due film insieme sono la straziante biografia di un uomo colmo di dolore. Ci vuole una discreta dose di coraggio per raccontare una storia così cupa, con un protagonista così perdente. Ma quindi, qual è il problema di questo film che il pubblico di massa sta odiando e che sta perdendo milioni di dollari al botteghino? Allora, per me gli elefanti nella stanza sono due: le canzoni, quindi tutta la parte musical, e Lady Gaga. Premetto che a me piacciono parecchio i musical, sia a teatro che al cinema. Ho visto Wicked tipo 10 volte, ho visto il Phantom of the Opera, ho visto Spring Awakening, Rock of Ages. Secondo me i due migliori musical mai fatti al cinema, escludendo i classiconi come Mary Poppins e West Side Story, sono stati Moulin Rouge e Dancer in the Dark. Cito questi due film in particolare perché incarnano alla perfezione quello che il musical metaforizza in un film di narrativa, cioè una realtà parallela dove tutto può succedere. Anche in questo Joker si cerca di creare una realtà parallela dove Arthur può serenamente liberare Joker attraverso la musica, ma queste cose nel film succedono con dei problemi enormi, che sono il tipo di musica, gli arrangiamenti e la messa in scena. Se è vero, come è vero, che le canzoni sono la materializzazione della follia di Arthur, quindi della mente del Joker, sarebbero dovute essere canzoni stonate, dissonanti, in scenografie glam e decadenti allo stesso tempo, con coreografie stentate. Invece la tracklist di questo film è composta da canzoni banali che abbiamo sentito e risentito 100 milioni di volte in spot pubblicitari, in altri film, e non ci sarebbe stato niente di male se appunto fossero state almeno riarrangiate. Invece no, sono identiche alle versioni originali. Inoltre, tematicamente, non spingono la storia in avanti, perché sono canzoni che hanno tutte lo stesso tema, cioè che bello adesso che ci siamo incontrati, come bello essere innamorati, adesso che siamo insieme il mondo è una meraviglia. Vi giuro che dopo la terza canzone non ne potevo più. Il film diventa estremamente faticoso, e quando in un musical o in un quasi musical non vedi l'ora che finiscano le canzoni, vuol dire che la missione è fallita. L'altro elefante gigantesco è Lady Gaga. Diamole l'attenuante di un personaggio scritto male. Però ragazzi, basta, non è fatta per il cinema. Non lo sa neanche riconoscere un personaggio scritto male. Non è adatta a entrare in ruoli che non siano Lady Gaga. Io credo che questo film stia floppando male, perché è un film con delle ottime idee di fondo, con la voglia e il coraggio di proseguire la difficile strada intrapresa dal suo predecessore, ma che sia anche e soprattutto un film scritto male, molto molto male. Peccato, perché l'idea di questo grande scherzo a cui abbiamo assistito, cioè l'aver pensato di stare assistendo all'origin story del più grande villain della DC Comics e invece stavamo assistendo al tristissimo epilogo della vita di un ultimo, l'idea di questo scherzo era fantastica. Peccato che tra il dire e il fare ci sia di mezzo una sfilza di scelte sbagliate che questo film lo hanno fatto letteralmente a pezzi. Due scelte pessime, secondo me: l'aver tolto di scena l'avvocato di Arthur e il fatto che lì non sia lo psichiatra di Arthur. Pensate che guerra psicologica sarebbe stata. Da una parte l'avvocato che vuole salvare la vita di Arthur e quindi vuole estirpare Joker da Arthur. Dall'altra parte la psichiatra lì, con tendenze non proprio dritte di mente, che vuole estirpare Arthur da Joker. Questo secondo me sarebbe stato un grandissimo film, con magari una o due scene musicali a impreziosire un viaggio in una mente malata, anzi più di una, visto che questo film ha anche l'ardire di chiamarsi Follia 2, ma io i 2 non li ho visti, quindi per me è Follia 2. In questo film è tutto troppo Sucker Punch. Ve lo ricordate Sucker Punch di Zack Snyder? Ma beviamoci su, che birra abbiniamo a questo film. Ho deciso di abbinare una birra che parte da una buona idea ma potrebbe essere un disastro, esattamente come questo film.
cioè un Imperial Stout del birrificio svedese Birbiotech con vaniglia e sciroppo d'acero. Wow! Allora, questa è una moda tutta americana che ha attecchito benissimo in tutta l'Europa del Nord, quindi Svezia, Danimarca, cioè fare queste birre scure molto alcoliche e estremamente dolci, sono quasi dei dessert. In particolare in questa è presente vaniglia e sciroppo d'acero. La birra nel bicchiere si presenta esattamente come si deve presentare, quindi un nero impenetrabile, anzi marrone molto scuro, con una bella schiuma colorata anche questa di marroncino. Quindi analisi visiva superata. Al naso è un tiramisù leggermente alcolico, quindi temo molto l'assaggio. Nonostante l'ingresso in bocca abbia un che di salamoia, che è abbastanza normale delle birre scure, è abbastanza normale delle birre in cui l'ingrediente principale è il malto bruciato, e non mi dispiace questa sensazione di oliva verde. Devo dire che però questo ingresso un po' olivoso non si sposa benissimo con tutta la dolcezza che arriva dopo, e ce n'è veramente troppa. Quindi sì, questa birra è un po' come Joker Follia Boh. Volevano fare una roba fighissima, gli è venuta fuori una roba un po' così. E la morale di questa storia è che la merda non è così brutta di come la si dipinge. E dalla versione di Barley tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.